Quindi, tre caratteristiche positive della democrazia e tre elementi negativi. Due. Positive è che ognuno riesce a esprimere il proprio pensiero senza essere giudicato, senza che nessuno gli dica no, non va bene, perché sei tu che l'hai detto che appartiene a una certa classe sociale, che fai parte di un certo gruppo. Negative è che effettivamente, essendo il potere e le decisioni divise in mano di tante persone, mettersi d'accordo è più difficile. Bisogna provarci.